Ciao a tutti dalla Casa al Mare, oggi faremo un piatto semplice e veloce, si tratta di fusilli con zucchine e crescenza, un piatto che va bene anche per i vegetariani. E seguitemi, a dopo c'è la videoricetta, a dopo, buon pranzo. Tagliate la zucchina a metà, la fate a striscioline, abbastanza spesse, e poi riducete a dadolate. Mettete in una padella. Stessa cosa per la cipolla di Tropea fresca. La dividete in due e riducete, un po' fina magari questa, non troppo fina, però un giusto spessore. Mettete poi anche questa nella padella. Ora mettete dell'olio d'oliva e fate un po' soffriggere. Occhio a friggerle perché il fuoco alla fiamma deve essere molto moderato, altrimenti poi si bruciano e diventano bruttine. Magari più in là aggiungere un bicchieretto d'acqua. Le sono appassite, come vedete sono di colore verde. Prima di continuare, qui possiamo anche spegnere il fuoco, mettiamo un paio di mestoli di acqua di cottura della pasta e a questo punto possiamo anche calare la pasta. A questo punto prendiamo la crescenza e la mettiamo qui dentro e la facciamo sciogliere piano piano. Dovete farla sciogliere piano piano col calore e poi la pasta verrà mantecata qui dentro. Ecco, la crescenza è sciolta e non avevo messo il sale prima. Sentite com'è di sale, aggiustate di sale, regolatevi in base al sale che avrà dentro la crescenza quando amalgamate tutto. Ecco, adesso la pasta si può scolare, la teniamo, l'abbiamo scolata 3 minuti prima e la mettiamo nella padella e adesso la manteghiamo. Mantecate finché non si riduce tutto il liquido. Ecco, quando comincia a tirare non c'è altra alternativa, insomma dovete un po' spadellare per fare in modo che si inappi bene la pasta, così. E continuate finché non avrà raggiunto una bella cremosità. Quando vedete che il liquido è assorbito potete anche spegnere il fuoco e spadellare un pochettino, in maniera tale che tutta la crescenza formi una bella crema. Direi che ci siamo, a questo punto facciamo il piatto. Ecco, vedete com'è bella cremosa? Ok, adesso che facciamo? Mettiamo un po' di pepe nero. Mettiamo una salata di zucchine sopra, con la crescenza. E aggiungiamo, che a me piacciono tanto, delle foglioline di basilico. Mettiamo anche un altro po' di pasta. Fusilli con crescenza e zucchine. Buon pranzo a tutti, buon sabato e buon fine settimana.